Si fa presto dire biscotti. Per preparare un impasto a regola d'arte, invece della pasta frolla classica, utilizzeremo il metodo montato, che ci permette di ottenere un impasto molto friabile, ideale per frollini oppure per decorare le crostate. Versate 340 g di burro a pezzetti nella ciotola della planetaria e montatelo a velocità 5 con la frusta a filo per circa 3 minuti, fino a renderlo a pomata. Aggiungete 160 g di zucchero a velo e fate ripartire la macchina inizialmente a velocità 1, quindi aumentate la velocità fino ad ottenere una crema soffice e dal colore piuttosto bianco. Unite 40 g di tuorli sbattuti e fateli assorbire completamente al composto di burro e zucchero. La crema dovrà risultare omogenea. A questo punto versate 410 g di farina e 50 g di fecola e mescolate accuratamente con la frusta K. Riempite un sac à poche con bocchetta rigata di 10 mm con il composto e realizzate le forme desiderate direttamente su una teglia in teflon. A differenza del metodo classico, questo impasto non va fatto riposare in frigorifero, perché il burro si indurirebbe e diventerebbe poi difficile dressarla con il sac à poche. Questi frollini vanno cotti a 170 gradi per circa 10 minuti in forno statico. Adesso passiamo a un impasto molto particolare, ideale per fare i biscotti con il torchio. Versate nella ciotola della planetaria 160 g di zucchero semolato con 160 g di burro e un pizzico di scorza di limone. Inserite la frusta K e mescolate a velocità 1 per 3 minuti circa, sino a ottenere una crema densa e liscia. Aggiungete a due uova i semi estratti da una bacca di vaniglia incisa longitudinalmente con un coltellino affilato. Incorporate il tutto e mescolate per circa un minuto a velocità 3. Quando le uova saranno ben amalgamate al burro, versatevi 40 g di fecola e 360 g di farina bianca e lavorate per pochissimi secondi a velocità 1. Prendete l'impasto e formate un panetto, avvolgetelo nella carta forno e con l'aiuto di un mattarello appiattitelo a uno spessore di circa un centimetro. Lasciatelo riposare in congelatore per 20 minuti. Dopo il riposo in congelatore, ho tagliato l'impasto in cubetti piccoli per facilitarne l'utilizzo nel torchio. I cubetti devono essere ben freddi perché il torchio, surriscaldandosi, separerebbe il burro dall'impasto. Un altro consiglio per evitare tutto ciò è quello di lasciare il torchio in congelatore sino all'ultimo momento. Inserite la trafila per biscotti. Versate poco a poco i cubetti di frolla aiutandovi con il manico della chiave. Man mano che i biscotti usciranno dalla macchina, tagliateli con un coltellino o una forbice e posizionateli su una placca in teflon. Cuocete a 160 gradi per 10 minuti circa e lasciateli raffreddare. Poi infornateli a 180 gradi per 5 minuti. Possiamo personalizzare il nostro impasto con farine speciali come quella di castagna, grano saraceno oppure integrale. Con la farina di mais invece otterremo i famosissimi crumieri.